presenta ai Fiori Gialli di Messina, alla libreria Fiori Gialli, si presenta il Volador, quello che vola, regia di Luca Littaro, un'iniziativa dell'Associazione Culturale Antudium Rosa, presieduta da Mirella Restuccia, e chiediamo proprio a Mirella Restuccia come prosegue il percorso appunto dell'associazione e l'importanza di questa iniziativa appunto del 2 aprile a Messina. Sì, grazie. Oggi presentiamo Luca Littaro e questa sua opera, quello che vola il Volador. A noi interessa spaziare nelle diverse forme dell'arte accoppiata e unita alla spiritualità. Questo ci interessa perché è un percorso che noi seguiamo già da parecchi anni. Crediamo moltissimo che l'arte possa veicolare in modo molto forte, molto preciso e mirato i dettami della spiritualità in cui crediamo fortemente. Questo è un film artistico, un'opera d'arte che non è un documentario, questo mi interessava. Abbiamo presentato anche dei bellissimi documentari, abbiamo fatto musica, abbiamo creato eventi dal punto di vista artistico, però questa è la prima volta che presentiamo un film con la presenza del regista che ha compiuto un percorso dentro di sé, perché prima di ogni altra cosa ciò che si deve fare è fare un percorso dentro di sé per poi esportarlo fuori e quindi creare. Luca Littaro ha creato, è un film che ci parla di noi, ci parla della mente, ci parla dei conflitti tra l'io e tra la coscienza, tra il sentire dell'essere profondo in noi, per cui noi cerchiamo di dare spunti alle persone, creare consapevolezza nella ricerca, perché poi ognuno dovrà fare il suo percorso e la sua ricerca personale. La spiritualità è un percorso, secondo me, secondo la mia associazione, probabilmente solitario insieme a tanti, un percorso di insieme ma solitario, alla ricerca del chi siamo, che è la domanda fondamentale. Quindi sono molto felice stasera di ospitare Luca Littaro, di ospitare quello che vola. Lascio ora la parola a lui per parlare ancora meglio del suo film. Sul progetto, grazie. Luca Littaro, quello che vola è il Volador, e il senso di un progetto che si presenta a Messina ma che dal 2015 già è stato presentato in diverse realtà. Da cosa nasce appunto il progetto del film? Perché come spunto iniziale c'è un elemento fortemente realistico, che è quello del G8, di una situazione drammatica che si è vissuta a Genova nel 2001. Però questi personaggi poi vengono proiettati in un'altra dimensione, che è anche una dimensione spirituale, e mi sembra, anche di avere capito, di responsabilizzazione, no, personale. Quindi quali sono state, ecco, le suggestioni che l'hanno influenzata e che poi l'hanno portata a partire da un elemento realistico, però poi raccontare anche una storia più complessa? Sicuramente quello che mi è parso interessante è stato mettere in confronto, in rapporto, l'aspetto dell'apparentemente esterno con l'aspetto dell'interno. Tra l'altro questa cosa io non l'ho mica capita mentre scrivevo il film, perché generalmente io scrivo, produco una cosa e intanto sto facendo un percorso. Il film si è molto modificato nel soggetto, anche nella sceneggiatura. Basti pensare che una volta che avevo messo giù l'impronta del film, in realtà l'inizio e la fine li ho completamente cambiati, crescendo io contemporaneamente la crescita del film. Ci abbiamo messo 3 anni a farlo, un po' perché siamo lenti e sicuramente stiamo a pensare a lungo su come fare le cose, come scrivere, eccetera, ma un po' perché la lentezza, a dispetto del tempo lineare che viviamo, insomma, così accelerato, così apparentemente sempre alla rincorsa, ecco, questa lentezza ci è sembrata molto opportuna. La lentezza che è servita a me per capire cosa mi stava accadendo dentro. In realtà il film mette in rapporto delle conflittualità. Il conflitto di Genova nel 2001, dove c'erano due schieramenti, okay? Quelli che protestano contro quelli che difendono un ordine, e il conflitto più intimo, più interiore, dei 3 protagonisti, del protagonista maschile, di sua moglie e della sua amante, ma conflitti che in realtà circolano tra i tre, quindi anche tra le due, diciamo, donne, e in particolare, e ancora di più, il conflitto che apparentemente esteriore, apparentemente intimo, diventa un conflitto interiore.
cioè tra il sé e l'io, ciò che il mondo ci chiede di essere, io sono questo, io faccio, io dico, io vivo, io ragiono, io, e ciò che il sé, sussurrando con una voce sottile in discoteca mentre tutto urla, ecco quel sé che ti suggerisce quale può essere la strada. Questo è un po' il percorso che abbiamo cercato di sviluppare in questo film. E tra l'altro è un percorso che rientra nella progettualità anche dell'Associazione Anturium Rosa, proprio perché c'è una dimensione artistica e una dimensione spirituale. Quindi a un certo punto io vedendo appunto i personaggi dicono appunto è responsabilità nostra, non degli altri, cioè anche nel momento in cui per esempio c'è una dimensione di lotta politica, dimensione sociale, forse spesso ci si dimentica che c'è un elemento anche di responsabilità personale, di responsabilità nel poter cambiare le cose, non delegarle, mi sembra che questo un po' emerga fortemente dalla storia. Assolutamente sì, una delle frasi del film in effetti è quella frase che Giulio Cesare disse, cioè che il nemico si nasconde sempre nell'ultimo posto in cui guarderesti, e dov'è l'ultimo posto in cui guarderesti se non dentro di te? Certo. Tuttavia in genere sia nella protesta politica che nella difesa, per esempio, di un ordine, si pensa sempre che il nemico sia l'altro, no? Quindi i manifestanti pensano che il nemico siano i governi oppure la polizia pensa che in quel momento siano i back block, eccetera, eccetera. Qual è il punto? Il punto è che mi sembra che in questa contrapposizione chi si contrappone è sempre vittima della stessa illusione, no? Cioè che il nemico sia l'altro. Allo stesso modo, nella storia intima, sembra che il nemico sia sempre l'altro, la persona che tradisce, la persona che fa scelte diverse da noi, la persona che in qualche modo non è consonante a noi, ma noi pensiamo sempre che questo sia un problema dell'altro. Quando in realtà poi l'esterno non può che essere la manifestazione meravigliosa di quello che noi siamo creatori della realtà, questo non lo dico io ma lo dice la fisica, insomma, no? L'esperimento della doppia fenditura è un esperimento di fisica quantistica che dimostra come la realtà viene influenzata dall'osservatore, quindi quello che noi creiamo esternamente non è nient'altro che la rappresentazione esatta di quello che abbiamo dentro, ecco perché il film rapporta le due situazioni. Poi si fa riferimento anche a figure come Castaneda, insomma, e anche al film di Guy Ritchie. Quali sono stati gli spunti appunto nello scrivere la sceneggiatura, nel creare la storia? Beh, Castaneda sicuramente per quello che è stato il suo racconto del Vola d'Oro. Ora, diciamo, questo film si chiama Quello che vola, che è esattamente... Ecco, magari spieghiamo anche il senso del titolo. Esatto, quello che vola è la traduzione del Vola d'Oro. Il Vola d'Oro in realtà è una figura che viene tratteggiata in due libri di Castaneda, L'autoattivo dell'infinito è una realtà separata. Ecco, lui negli insegnamenti che riceve da Don Juan scopre anche in modo terribile che c'è un qualcosa dentro di lui che non conosce, di cui fino a quel momento ha negato l'esistenza, ma che lo muove, lo manovra come un burattino tirato da fili invisibili. Ecco, questa situazione è una scoperta enorme per Castaneda e li racconta in questi libri. In qualche modo questa presenza del Vola d'Oro viene manifestata anche nel film. Ora, il film è ambientato a Genova, nei tre giorni del G8, nel 2001, quindi non si parla direttamente del Vola d'Oro, certo. Ma la manifestazione che avviene, la rabbia, il conflitto, le scelte, sono proprio tipiche del Vola d'Oro, fino ad arrivare, diciamo, a un climax, a una situazione nella quale ci si libera, in qualche modo, in una battaglia finale da questo Vola d'Oro. Rispetto al film Revolver di sì, Rich, sì. Diciamo che quello che più mi ha colpito è come anche Rich parli del Vola d'Oro, che si può chiamare in tantissimi modi, l'avversario, lo sfidante, dipende dalle tradizioni a cui ci affidiamo. Ecco, lui parla del Vola d'Oro anche in questo caso utilizzando una storia totalmente diversa, cioè una storia di briganti, una storia di malfattori, no? Dove anche qui apparentemente l'azzardo, il gioco e il denaro ad essere il veicolo di qualcosa, ma il protagonista scopre che alla fine tutto questo non è nient'altro che una grande illusione e che attraverso quella strada, quella storia, quella via, come del resto i protagonisti del mio film, dovevano passare per rendersi conto quale evoluzione potesse esserci. E il suo percorso, visto che tra fotografia, teatro, cinema, quindi è un percorso molto articolato, ecco, forse sarebbe importante anche accennare un attimo a questo elemento di formazione e poi all'importanza anche di fare questa iniziativa oggi a Messina
dove l'elemento appunto della spiritualità e l'elemento artistico trovano anche una forte sintesi di questi due aspetti. Assolutamente, allora fotografia e cinema e teatro sono da sempre parte della mia formazione, tra l'altro io mi occupo di altro perché io coordino due strutture psichiatriche dell'ospedale San Carlo di Borromeo di Milano, insomma. Però il cinema, la fotografia e il teatro servono anche nell'intervento e nel lavoro con le persone di cui mi occupo. Quindi c'è già stata una fusione dentro di me di questi aspetti. La nota interessante può essere che io ho iniziato a fare cinema e fotografia con un Luca che era completamente diverso da quello che adesso. Certo. Un Luca ateo, materialista, convinto che il suo proprio io fosse l'unico che avesse ragionevolezza d'essere, schierato politicamente, non importa naturalmente il lato, perché come dicevamo prima siamo stati vittime di un'illusione. La cosa interessante è che io non mi rendevo conto, quindi prima di tutto su di me ho esperito la presenza di questo Volador che oscura la mente, il nostro vero sé, perché ci presta la sua mente, no? Come dice Castaneda nei suoi libri. Ecco che così anche il mio percorso artistico tra fotografia, cinema e teatro ha proprio vissuto queste influenze. Ah, questa evoluzione interiore. Esattamente, no? Quindi le produzioni dei primi tempi, molto forti, molto schierate in una realtà che adesso mi appare bella, importante, che mi ha protetto, ma molto distante da me. Quindi di fatto questo è un po' la prima produzione. Quindi verso una dimensione verso più spirituale. Esattamente. E la riabilitazione psichiatrica è un altro elemento di lavoro, certo che richiede, come dire, una maturazione interiore anche forte, mettersi in gioco. Assolutamente sì, perché la tendenza, diciamo, un po' della medicina in questo ambito è di differire chi è malato da chi è sano. Quindi io che sono sano, no, in questa dualità che ormai ci dovrebbe sfuggire sempre di più, no? Io sono sano, mi occupo di te che ti curi. Invece la mia sensazione nella mia maturazione, nel mio percorso anche professionale, è che tutti noi viviamo esattamente dei medesimi mali. Okay? Tutti noi abbiamo delle espressioni, solo che le persone di cui mi occupo hanno queste espressioni in modo più forte, come se il loro volume fosse molto più alto. Quindi ne parlavamo anche oggi, insomma, quando sono arrivato a Messina, non voglio più troppo parlare in termini di malattia e di sanità, ma di esperienza di vita. Ecco che qualcuno sta esperendo qualcosa nella sua vita e qualcun altro viene incontrato, in questo caso io, e insieme facciamo un percorso. Questo per me è stato fondamentale nella mia evoluzione, anche spirituale. È un accenno appunto a questa nuova esperienza qui a Messina con l'associazione Anturium Rosa, quindi rientra perfettamente in questo tuo, in questo suo percorso, diciamo. Assolutamente sì. Se noi credessimo ancora al caso, io francamente non ci credo più, potremmo dire che per caso in qualche modo Mirella ha visto il film, insomma ci siamo incontrati, eccetera. La sensazione che ho avuto oggi incontrando Mirella per la prima volta è stata quella di incontrare una vecchia amica, una persona che chissà come, quando, in quale luogo e in quale livello, mi sembra di aver conosciuto già da molto tempo. Quindi mi sembra che questa esperienza, e ringrazio assolutamente l'associazione Anturium Rosa e Mirella Respuccia, ecco, questa esperienza è solamente, ma magnificamente, un passo ulteriore per la mia evoluzione, di cui sono estremamente grato. Un ultimo accenno, siamo sul web, per chi volesse vedere quello che vuole il Volador, che percorso si... per vederlo, diciamo, quindi lo puoi vedere sul web, sì, sì. Quindi possiamo, ecco, ricordare questo, certo, aspetto. Sul canale YouTube ci sono tutti i video, i trailer, sì, le interviste, anche prima mi diceva di altri percorsi, certo non abbiamo iniziato il 15 gennaio, quindi ci sono altri momenti, questo accade sul canale YouTube che si chiama Cosmopoli Channel, basta digitare questo. E invece per vedere il film in streaming, che è gratuito, visibile gratuitamente, l'indirizzo è www.quellochevola.cosmopoli.org. Perfetto, grazie. Grazie a lei.